Così la ministra del lavoro Elena Calderone questa mattina parlando l'informativa alla Camera sulla sicurezza del lavoro replicherà fra pochissimo alle 11 al Senato e noi di questo tema vogliamo parlare perché comunque cerchiamo di dare sempre grande attenzione a questa questione anche perché purtroppo le morti e gli infortuni sono e continuano ad essere sempre troppi, qualcosa su cui è importante che si intervenga, in questo caso lo si è fatto all'indomani di una tragedia, quella del cantiere di Firenze, sarebbe bene che invece diciamo questa discussione, almeno a nostro desiderio, sia costante durante tutto l'arco dell'anno. E questa mattina ne vogliamo parlare con la Presidente dell'ANCI, Associazione Nazionale Costruttori, Federica Brancaccio, che saluto e ringrazio. Buongiorno. Buongiorno per essere qui con noi. E poi siamo collegati anche con il Segretario Generale della Filea CGIL, Alessandro Genovesi, che saluto e ringrazio. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, io partirei, Presidente Brancaccio, appunto dalle ultime norme che sono state inserite, poi abbiamo anche dei supporti grafici, chiedo alla regia di farle vedere perché senza che le andiamo a raccontare di nuovo tutte, però una delle cose principali è la patente a punti, su questo poi voglio sentire ovviamente anche la parola di Genovesi con dei punti che in qualche modo dovrebbe essere operativa da ottobre, a seconda dei tipi di infortuni che ci sono, si perderanno ovviamente dei punti, quindi ci potrà essere una sospensione anche alla licenza. Per poter lavorare, si va nella giusta direzione o comunque sia c'è bisogno di fare di più? C'è sempre bisogno di fare di più per la sicurezza, non è mai abbastanza, però noi sono anni che chiediamo una qualificazione obbligatoria per tutte le imprese. Il mercato pubblico ovviamente esiste ed è obbligatoria, il mercato privato è completamente libero. L'abbiamo chiesto a gran voce quando c'è stata la norma sui bonus edilizi. Abbiamo detto, mi raccomando, che le imprese siano qualificate, quelle che usufruiscono di questi incentivi. Nessuno ci ha ascoltato, nessuno, quindi tutto l'arco parlamentare, sto parlando di tutto l'arco parlamentare. Oggi cosa noi chiediamo? Sicuramente di non fare provvedimenti sull'onda dell'ennesima tragedia, ma di avere un confronto permanente sulla materia della sicurezza. La nostra contrarietà alla patente a crediti, perché poi si sta facendo questa distinzione tra punti e crediti, è che temiamo che la patente a crediti non favorisca quella storicità dell'impresa, ma se io sono un furbetto, apro l'impresa il 1° gennaio, magari mi consumo anche i miei crediti e E poi la la riapro con un altro chiudo nome. il 31 dicembre nel mercato privato. Quindi ci vuole una qualificazione che dia all'impresa l'importanza della storicità. Poi la formazione obbligatoria, ma se facciamo un altro giro parleremo poi di questo. Tutti quelli che entrano in un cantiere non è una fabbrica fissa, è qualcosa di diverso. Quindi coloro che entrano in cantiere per qualsiasi tipo di attività devono avere una formazione specifica per salire su un'impalcatura, per seguire un percorso con delle indicazioni precise. Il cantiere è un luogo particolare. E dall'altra parte però su questo sono interessata anche all'opinione della CGIL, perché Genovesi, io ho avuto poco prima che ci fosse poi la riunione del CTM che ha varato questo decreto, avevo ospite Landini e parlavamo di cosa bisognerebbe fare. E lui tra le varie cose disse, per esempio la patente a punti o crediti, come vogliamo chiamarla, una cosa che noi chiediamo tanto tempo ci continua a dire, insomma, ci continua a dire no. Alla fine questa patente in qualche modo è arrivata, ma tuttavia si è registrata la vostra contrarietà e non soddisfazione rispetto ai provvedimenti del governo. Come mai? Ma perché la patente a punti che noi chiedevamo e chiediamo è quella dell'articolo 27 originario del testo unico sulla sicurezza. Cosa diceva quell'articolo? Utilizzo il passato perché con la furberia del decreto 19 è stato riscritto il 27. Diceva due cose. Innanzitutto che bisognava, su questo lo diceva anche il presidente dell'ANCE, bisognava innanzitutto agire sulla qualificazione all'ingresso delle imprese. Tradotto, vuoi aprire un'impresa edile? Devi avere tuoi macchinari e tuoi dipendenti. Non sono possibili che nascano aziende con zero dipendenti e che sono solo indirizzi postali e che quindi poi campano, modello Firenze, di catene infinite, subappalti, cottimisti, finte partite IVA. Quindi l'articolo 27 innanzitutto poneva una selezione barra qualificazione all'ingresso.
Per fare l'imprenditore edile devi avere certe caratteristiche formative, di mezzi, di personale, eccetera. Poi introduceva un altro elemento, che è quando l'azienda è nata, ha una serie di punti, e se andiamo a vedere il decreto attuativo che stava per firmare Giorgio Napolitano, perché la norma è del 2008, 2008. In quella bozza di decreto c'erano innanzitutto che già la morte appurata ti azzerava il contatore, e per recuperare i punti, non come adesso che si forma l'imprenditore, manca anche il decreto per i corsi di formazione, ma se volevi recuperare punti dovevi formare i dipendenti, perché non ci va a Caltagirone in cantiere, ci va al capocantiere e ai lavoratori. Devi cambiare i mezzi, perché se l'incidente è legato a una gru arrugginita o a un Bobcat vecchio, tu devi ricomprare il mezzo, se no l'infortunio ricapita. E c'erano quindi tutta una serie di meccanismi per recuperare i punti che affrontavano il fatto che non si ripetesse l'infortunio. La norma proposta da Calderone dice si parte con 30 punti, tu sei responsabile di un morto, scendi a 10, poi ti fai un corso, tu imprenditore, di formazione, quello minimo, ne recuperi 5 e puoi lavorare. A Piazza Garibaldi a Napoli quei certificati si trovano a 250 euro, si comprano i certificati formativi. Va bene, al di là, diciamo, del fatto che lei dice comunque si può comprare, si può risolvere in poco tempo, però è un passo comunque che va in quella direzione o no? È tutto da bucciare. Ma io non ci può essere, cioè... No, noi abbiamo proposto al tavolo del governo, poi non sappiamo il governo cosa pensa, perché i tavoli non sono tavoli di trattativa. Tu vai, dici quello che pensi e il governo si riserva di farti sapere se e quando prenderà e valuterà le tue proposte. Noi abbiamo proposto tutta una serie di correttivi, sia per reintrodurre la qualificazione delle imprese all'ingresso, sia per estendere la patente a punti, come del 27 a tutti i settori, e nello specifico in edilizia, con proposte come quelle. Vuoi recuperare i punti? Formi dipendenti e ricompri macchinari. Vuoi fare investimenti e premialità? Perfetto. La qualificazione ti dà punti aggiuntivi e non ti esclude. Quindi noi abbiamo avanzato proposte di merito per fare una patente a punti che serva a tutelare le imprese serie, perché la prima tutela delle imprese serie è non far lavorare i farabutti. Questa così com'è, secondo lei, Genovesi, non serve a niente? È più propaganda che sostanza. Per chi frequenta i cantieri e conosce le imprese edili sa qual è la differenza tra un'impresa seria e un furbetto improvvisato. E allora, e su questo però, Presidente Brancaccio, in realtà vedevo che annuiva, per esempio, quando diceva forse ci sarebbe stato, Genovesi, ci sarebbe stato bisogno anche di un'azione per quando si entra proprio, no, nel mercato. Allora... È il tema della qualificazione. Okay. Oggi nel mercato privato un'impresa va in una persona va in camera di commercio, si apre una partita IVA con anche il codice, io, volendo, che non ho nessuna, certo, conoscenza con un del codice settore. Ateco, okay, che attiene all'edilizia, e esagero, ma è possibile teoricamente, va a fare un lavoro di 100 milioni di euro privato. Cioè non viene richiesta nessun tipo di... Storico, certificazione. Niente, nulla. Quindi noi invece vogliamo una crescita delle imprese graduale, quindi... Non stiamo dicendo che per chissà che cosa devi avere per rifare il bagno di un appartamento, ma tu rifai il bagno, poi rifarai un piccolo appartamento, poi uno grande e poi arriverai. Cioè una crescita graduale, il nostro è un lavoro complesso, è un lavoro che si impara veramente nel tempo. Quindi la qualificazione è necessaria. Poi vogliamo parlare di quale tipo di qualificazione. Oggi abbiamo un sistema che è quello degli organismi di attestazione. È migliorabile? Sì, ma abbiamo quello, cominciamo a utilizzare quello. Vorrei però chiedere, Presidente, quanto, diciamo, ne abbiamo visto negli ultimi anni anche un proliferare, obiettivamente, di imprese edile. Quanto è su questo ha inciso il superbonus? Molto. Ma non ha inciso il superbonus, ha inciso il fatto che non hanno ascoltato chi questo lavoro lo fa. Sto parlando, diciamo, è una mancanza di ascolto. Ma sto parlando anche anzi approfitto per salutare Alessandro Genovesi, anche da parte sindacale. Noi abbiamo veramente chiesto, ma ininterrottamente, che si mettesse un obbligo di qualificazione.
È chiaro che sono nati dei truffatori, dei furbetti che hanno aperto, magari hanno fatto, sono quelli anche delle frodi, questo non abbiamo non il abbiamo, dato, non abbiamo, certo. Non abbiamo il dato, che poi hanno chiuso, anche perché stranamente il numero di aperture e di chiusure durante e subito dopo il bonus coincide perfettamente, no? Si parla di queste 11.000 imprese, certo. Quindi viene il dubbio spontaneo. E su questo anche l'attuale governo sta, forse non vi sta ascoltando abbastanza, qual è la sua impressione, magari il suo giudizio è meno tranchant di quello di Genovese? No, allora nel decreto la qualificazione ti esenta dalla patente a crediti, quindi da questo punto di vista, qualificazione quindi anche certo. Per il mercato privato, quindi da questo punto di vista per noi è un primo passo molto importante, verso proprio la cultura della qualificazione. Non crediamo che la patente a crediti possa risolvere tutti i problemi in assenza di una qualificazione specifica. Che sia per tutti. E poi dall'altra parte, questo forse è un discorso che non riguarda soltanto il comparto edile, ovviamente voi rappresentate questo comparto, ma poi quando parliamo di sicurezza sul lavoro il problema è più vasto e i numeri sono ancora purtroppo impressionanti, credo che sia sempre importante ricordarlo. Nel 2023 1.041 morti sul lavoro, sono numeri che insomma non dovrebbero esserci, perché non si può ancora, e lo diciamo credo tutti insieme, no? da chi ha un'impresa a chi difende i lavoratori in quest'epoca, morire di lavoro. Da questo punto di vista, e vengo da lei Genovesi, sicuramente i controlli possono fare molto, no? Avete spesso denunciato anche le difficoltà da questo punto di vista, perché gli ispettori ci sono, i controlli vengono fatti, ma non sono mai abbastanza. Ora si prevede la possibilità di 766 nuovi ispettori che dovrebbero essere assunti, con le previsioni del governo di un aumento dei controlli del 40% nel 2024. L'organico di cui ci sarebbe bisogno è maggiore, circa 1.100 ispettori, però almeno su questo possiamo dire che c'è stata un'attenzione giusta, si va in una direzione che è quella che dovrebbe essere, o comunque anche qui certo si poteva fare di più, perché diciamo ne mancano 1.100, però insomma già 760 non è poco. No, ma sicuramente ogni rafforzamento del presidio del territorio va nella direzione giusta. Ricordiamo che molte di queste assunzioni in realtà erano quelle previste dal governo precedente, questo è uno scorrimento delle graduatorie, ma comunque va bene. Però io ritorno al punto, anche l'intervento ispettivo, che è fondamentale, cioè il bastone per capirci, funziona se a monte però hai selezionato le imprese, questo aiuta anche le ispezioni. Noi proponiamo, guardate, banalmente di portare le regole degli appalti pubblici, la parte esecutiva, non tutta la parte delle gare, cioè la parte della quale tipo di imprese, quale tutele per i lavoratori, quale controlli, per esempio quando si autorizza un subappalto, previste dagli appalti, negli appalti pubblici, negli appalti privati. Se noi avessimo avuto le regole degli appalti pubblici per un grande cantiere stimato dal committente 18 milioni, eseguito a 11, il caso Esseunga di Firenze, avessimo avuto le regole del pubblico, avremmo avuto che non c'erano ribassi sui costi della manodopera lungo i subappalti, che ci sarebbe stato un soggetto terzo che autorizzava ogni volta il subappalto e ci sarebbe stato quel coordinamento, perché la gran parte degli infortuni che avviene nel settore privato è perché ovviamente c'è fretta, si fanno fare lavorazioni che andrebbero fatte una dopo l'altra in contemporanea, non c'è controllo lungo la filiera. In quel cantiere operavano 63 aziende, di cui una quarantina erano aziende coincidenti con una singola persona. È chiaro che a questo punto va bene il presidio del territorio, è fondamentale l'ispettorato, dovremmo rafforzare anche le regioni, perché pochi lo dicono, ma un controllo importante dovrebbe essere svolto anche dalle ASL, qui non solo dall'ispettorato nazionale, ma ripeto, il tema è qualificare a monte imprese e procedure, basterebbero tre righe in un decreto. Le tutele di cui all'articolo 41 e 119, cioè le tutele degli appalti pubblici, valgono anche per gli appalti privati sopra una certa cifra. Nessuno chiede di andare ovviamente a normare il bagnetto di Soralella, ma quando parliamo di cantieri da 2, 3, 4, 5 milioni, che differenza c'è tra il cantiere Esselunga e una facoltà o la costruzione di una scuola nella concretezza del lavoro?
Quindi bene gli ispettori, bene il peso del territorio, ma la sfida vera è portare le regole degli appalti pubblici negli appalti privati. Beh, mi sembra che su questo, diciamo, avete Abbiamo una una certa visione convergenza. esatto che Ma converge. perché la sicurezza non può essere diversa in un cantiere pubblico e in un E cantiere come mai, secondo privato? lei, manca l'ascolto fino in fondo anche da parte di chi poi queste norme le deve introdurre, queste procedure deve fare? Poi, visto che c'è convergenza anche tra le due parti, insomma. Beh, perché in realtà ci sono resistenze a qualcosa che erroneamente viene presa come un imbrigliamento a un libero mercato, per esempio. Ma il libero mercato deve avere delle regole, se no è caos, non è il libero mercato. Quindi speriamo di vincerle queste resistenze. Guardi, anche un solo morto, purtroppo il rischio zero non Non esiste. esiste, lo Anche un sappiamo. solo morto è una sconfitta proprio per la società terribile, quindi. E fra l'altro volevo affrontare con voi anche un ultimo punto. Come sappiamo, due dei cinque operai che sono morti nella tragedia di Firenze erano irregolari, cioè non avevano il permesso di soggiorno apposta. Sono almeno 3 milioni dalle varie stime di lavoratori irregolari nel nostro paese, non soltanto nel settore edile, questo lo precisiamo, voi ovviamente rappresentate un settore dove è presente questo fenomeno, ma non è l'unico. Da questo punto di vista, perché ne abbiamo parlato, mi ricordo anche molto all'inizio del governo Meloni, in parte erano stati aumentati anche i posti d'ingresso con il decreto flussi. Quali sono attualmente, visto che comunque sia, siamo in un momento in cui con il PNRR, con tutta una serie di cose che si annunciano, diciamo, l'attività cantieristica, anche importante, andrà sicuramente avanti. Quali sono, a suo parere, in questo momento le esigenze del settore a livello di migranti, ovviamente magari appunto anche con determinate specializzazioni, che hanno però bisogno di Noi avere, abbiamo insomma, dei bisogno passaggi di regolarizzazione forse più facilitati? di decine di migliaia di lavoratori. L'ideale sarebbe riuscire ad attrarre di nuovo anche giovani italiani al settore e ci stiamo provando tra tutti noi, con le parti sociali, attorno a un tavolo di fare anche una campagna di informazione e di comunicazione congiunta per attrarre il nostro settore. E stiamo facendo delle sperimentazioni all'estero, in Tunisia. Abbiamo fatto un primo progetto pilota di una formazione, di un hub di formazione, per cui si selezionano lì delle figure, gli si insegna la lingua, gli si insegna il mestiere e questi hanno un canale fuori decreto flussi per entrare. Ma i tempi sono lunghi rispetto alle esigenze, quindi bisognerebbe anche semplificare un po' il decreto flussi, che ha insomma qualche problematica per noi, ma la vera sfida è riuscire a rendere il nostro settore più tecnologico, più sicuro e più attrattivo anche per i giovani italiani. Questo sicuramente è uno dei punti, però lo chiedo anche a lei perché insomma su questo forse un'interlocuzione ulteriore con il governo, visto che poi c'è l'esigenza anche dei datori di lavoro da questo punto di vista, forse Genovesi si potrebbe e si dovrebbe aprire. Rimaniamo nel settore edile, la dottoressa Brancaccio, presidente Brancaccio, parla di decine di migliaia di lavoratori di manodopera che è necessaria. Avete anche voi delle stime da questo punto di vista e come si può pensare, magari con dei permessi accelerati, con insomma, dei corridoi che possono delle Regolarizzazioni regolarizzazioni anche. anche di chi già è qui? Insomma, come si può procedere per accelerare determinate pratiche e per far sì che insomma, ci sia almeno su questo il fatto che poi magari le persone non rimangano ad essere dei fantasmi molto spesso nei cantieri e nei luoghi di lavoro, anche con minore quindi tutela e protezione? Certo, assolutamente. No, ma innanzitutto, diciamo, la stima sul fabbisogno solo connesso alle opere del PNR, missione 3 e missione 5, varia dai 90.000 ai 150.000. Più lunghi. Questi sono i fabbisogni complessivi, ovviamente, quindi operai, tecnici, impiegati, anche Questo è operai solo il settore specializzati edile, no? nel settore edile. Sì, io parlo della missione 3 e la missione 5, che sono, diciamo, le Certo. missioni del PNR legate ai lavori pubblici, diffusi, enti locali e grandi opere. Per fare questo noi abbiamo un sistema comune, un sistema bilaterale di scuole edili che sta provando a dare il suo contributo,
ma sicuramente noi abbiamo bisogno di fare almeno due operazioni. La prima, rendere più attrattivo il lavoro edile, che se fatto bene, in sicurezza, è un lavoro di qualità ed è un lavoro che dà soddisfazione. E questo riguarda i giovani, italiani, migranti, poco conta da questo punto di vista. L'altra è fare la più grande opera di emersione nel nostro settore. Guardate, l'hanno fatta due governi di colori diversi. Uno, e continua a funzionare, che è il governo Draghi, col DUR di congruità, ma l'altra grande operazione di emersione del lavoro nero e di regolarizzazione fu proprio la sanatoria fatta all'epoca della Bossi-Fini. Può sembrare una contraddizione, ma perché lì, dove si dimostrava che un lavoratore che oggi è senza permesso, ma ha un contratto, ha un lavoro o ha un datore italiano disponibile a fargli un contratto regolare, perché spesso è impossibilitato anche l'imprenditore, se tra virgolette è un clandestino, a fargli un contratto regolare, perché va bene lavorare sui flussi in ingresso, va bene l'esperimento in Tunisia, quello che stanno facendo le scuole edili con i richiedenti asilo, ma la verità vera è che noi abbiamo decine di migliaia di lavoratori irregolari già presenti in Italia, che sono anche spesso grandi lavoratori, ma che non sono messi nelle condizioni di essere legalizzati. Eppure è gente che si alzerebbe o si alza già, purtroppo, nero alle 5 di mattina per andare a fare spesso dei lavori Certo. che purtroppo, ahimè, gli italiani non vogliono più fare. Senza Quindi dubbio. servirebbe una sanatoria. Utilizziamo la parola corretta. So che forse non è elettoralmente pagante, ma è la cosa più giusta per lavoratori e imprese in questa fase. Sarebbe d'accordo, Brancaccio, questa è la strada, per quanto diciamo una parola sicuramente forte. Allora, tutto quello che può servire per l'emersione dal nero, che significa nessuna tutela e anche rischio di manodopera prestata alla malavita, Certo. va fatto, anche se impopolare, anche se rischioso perché magari può incentivare invece i flussi migratori, va fatto. Verissimo, io vi ringrazio e sono contenta che abbiamo chiuso anche su questa nota in questa giornata in cui si ricordano ovviamente le vittime di mafia e anche molto spesso lavoratori irregolari prestati alla criminalità organizzata dovrebbero forse essere tenuti in questo tipo di computo. Grazie davvero.